La Statua della Libertà di New York simboleggia lo spirito di accoglienza nei confronti degli immigrati. Sul suo piedistallo sono riportate le parole di un sonetto scritto nel 1883 da Emma Lazarus, scrittrice ebrea americana. A me sol date le masse antiche e povere e assetate di libertà. A me l'umil rifiuto d'ogni lido, i reietti, i vinti. A loro la luce accendo sulla porta d'oro. Questo importante monumento è stato costruito nel 1886 ed è alto 93 metri. L'architetto che ha realizzato la statua è Frédéric Auguste Bartholdi, in collaborazione con l'ingegnere Gustave Eiffel. Per la sua realizzazione fu chiamato a consulta anche l'architetto Eugène Viollet-le-Duc, che suggerì l'uso del rame ribattuto. I materiali che la compongono sono rame e ferro battuto, sostituito da acciaio inox nel 1986. La Statua della Libertà è rivestita di sottili lamine di rame di spessore inferiore a 2,5 cm. La sezione della statua mostra la struttura reticolare interna in acciaio. Senza l'ausilio di computer, l'ingegnere Gustave Eiffel dovette fare centinaia di disegni per riuscire a ricreare la figura umana. La statua venne trasportata, smontata negli Stati Uniti e venne eretta senza l'uso di impalcature, sollevando i materiali con gru azionate a vapore. Il piedistallo della statua fu progettato dall'architetto americano Richard Morris Hunt e l'idea di questo monumento fu di Édouard de la Boulaye, scrittore francese e attivista della liberazione degli schiavi. La statua fu realizzata da Frédéric Auguste Bartholdi e l'ingegnere Gustave Eiffel ne progettò l'armatura. 3 anni dopo avrebbe inaugurato l'omonima torre a Parigi. Lo scultore ideò una forma classica, influenzata dall'arte greco-romana antica e dal neoclassicismo europeo. La struttura dell'opera è semplice, severa e massiccia, tutte caratteristiche obbligate dalle dimensioni colossali in cui venne poi realizzata. La donna che personifica la libertà è accompagnata da chiari simboli, la torcia che porta la luce, le tavole della legge e le catene rotte della prigionia. La corona a raggiera è ispirata al monumentale busto della religione ideato da Canova per la tomba di Papa Clemente XIII a Roma. Tutti elementi che rendono questa allegoria un'immagine di grande effetto e impatto emotivo. Alcune curiosità. Il braccio e la torcia della statua sono stati esposti per 6 anni al Madison Square Garden per raccogliere il denaro per la sua collocazione. I costi di produzione furono un dono del popolo francese. Fu offerta dalla Francia agli Stati Uniti per celebrare i 100 anni della loro indipendenza nel 1876 e inaugurata 10 anni dopo dal presidente americano Cleveland. La Statua della Libertà era troppo grande per essere trasportata intera. Venne spedita in 350 pezzi in 214 casse. Per fortuna c'erano anche le istruzioni su come montarla. Al Musée d'Orsay a Parigi c'è una versione in formato ridotto della statua che fu acquistata dallo Stato nel settembre del 1900, quando Bartholdi era ancora vivo. La statua ebbe una fortuna immediata, tanto che la ditta parigina Gaget Gautier ne fece una versione in serie di 20 cm d'altezza per sovvenzionare, pare, l'impresa di New York. Pochi lo sanno, ma quando gli americani pronunciarono il marchio della ditta francese con il loro accento, nacque la parola gadget. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.